Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi voglio proporvi una delle mie ricette preferite per l'estate, l'insalata d'orzo e pesce persico, arricchita da olive taggiasche e pomodorini da terrino. Vediamo subito gli ingredienti. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 g di orzo mondo lasciato in ammollo almeno 6 ore prima, una decina di pomodorini da terrino, un filetto da 300 g di pesce persico tagliato a tocchetti, olive taggiasche, io uso quelle già denocciolate, formaggio feta, questa è la confezione da 200 grammi, ma utilizzerò solo quella che mi serve regolandomi a occhio. In una padella antiaderente verso dell'olio extravergine di oliva e dopo averlo fatto scaldare, rosolo al suo interno i tocchetti di pesce persico. Mentre il pesce cuoce, taglio a pezzi abbastanza grandi i pomodorini e li condisco con sale, olio extravergine e origano per renderli più saporiti. Mentre i pomodorini riposano nella scodella, tolgo l'eccesso di olio dalle olive taggiasche e spengo il fuoco sotto il pesce, ormai è cotto, lo lascio raffreddare senza girare oltre i dadini perché questo pesce ha una consistenza piuttosto delicata. Mentre l'orzo bolle per 20 minuti in abbondante acqua salata, taglio a dadini metà del panetto da 200 g di feta. Cotto e scolato l'orzo, ho tutti gli ingredienti, non mi resta che amalgamarli in un recipiente. Valide alternative a questa insalata sono utilizzare il farro al posto dell'orzo e il pesce spada o il tonno al posto del pesce persico, dipende dai gusti. In ogni caso utilizzo sempre solo cereali integrali decorticati perché nonostante tempi di ammollo e di cottura più lunghi, li preferisco a quelli più raffinati perché mantengono intatte tutte le virtù e i principi naturali. L'insalata è pronta, ho aggiunto solo un po' di origano, la lascio raffreddare, mancano circa 3 ore all'ora di cena. Per chi ha piacere, prima di consumarla si può anche aggiungere un filo di olio extravergine di oliva a crudo. E questo è tutto ragazzi, io spero che la mia ricetta vi sia stata in qualche modo utile, fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi amate queste insalate di cereali. Vi ringrazio per avermi seguita, vi mando un bacione e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video, ciao!